puntata del Daytime numero 66. In questa puntata del Daytime andremo molto a fondo sulle prove del nostro staff. Molto a fondo. Veramente a fondo. Beh, ma non così a fondo, eh. Sigla, scusate. Go! Go! Non riuscirà mai a finire il suo vestito per il ballo. Ho trovato il vestito un po' antiquato, ma se non ci dà da fare, si può rimodellare con un bellezza interno ed al punto giorno potrà così sognare, divertirsi e ballare. Sarà per tutti quanti la più bella. Svelti, svelti ad aiutare Cenerella per il ballo. Io la cucirò. Più bella! Signorino, sì, sei un brillante! No, mi devi dare una ciglia! Stai rendendo conto? Mi rendete conto? Allora, ma scusa, prendi il capello! No, ma il capello non va! Devi dare una ciglia! Ma tu devi spiegare il mio capello! Sta chiedendo le ciglia per esprimere i desideri, ma non se ne è espressa neanche una! Ad esempio no, quella là che ci ha detto Federica, com'è? Tipo Federica, vediamo insieme ed ascoltiamo il commento di Chris sul Double Dance di Ornella e Federica. La canzone è Straight to Your Heart dei Backstreet Boys. Guardate questo video, guardatelo a fondo. Stanno provando la seconda semifinale, in particolare il double dance della seconda semifinale con Ornella e Federica sulla canzone dei Backstreet Boys. È un double dance un po' più complicato perché la canzone è molto veloce, il tempo è più ritmato e quindi potrebbero avere un po' di difficoltà. Sempre riscaldamento, vai! Josie, Tiziano e Sofia sono in sala prove per provare il double dance. Incrocia, due, incrocia la sinistra e apro, incrocio la destra e apro, sinistra e apro. Ok, un 8. Il mio double dance è sulla canzone di Mika, Relax, e ballerò con Josie. 6, 7, 8, 2, 3, attenzione. Guardate cosa sta facendo. Ti faglio vedere, fallo. Vai, fermo. Stesso braccio, stessa gamba. Mai nella vita questa cosa, braccio opposto alla gamba. Vai. Double dance. Vai. I passi sono molto facili. La canzone è Relax. Uno, dai un pugno al muro. Qua. Ritorniamo ancora in sala prove. È tempo di music jam. Si balla sulle note di Spider-Man. Ah sì, c'è anche Geo, che è alta così. O forse così. No, ecco, così, è alta così. Il music jam di questa puntata sarà dedicato a Spider-Man, perché comunque il tema principale del music jam sono i cartoni animati, e quindi faremo Spider-Man. Che tu sei? Abbiamo
vado con tutti i sette concorrenti che poi faranno parte della semifinale. Diciamo che chi lo fa meglio un po' sono i maschietti, perché riescono a interpretare meglio il personaggio appunto di Spider-Man, quindi hanno le facce più cattive. Finisce così anche questa puntata del Daytime di Music Game. Io vi aspetto domani, sempre qui, su Rai Gulp, con un'altra puntata del Daytime, ricca di informazioni, curiosità e video del backstage della nostra fantastica trasmissione. Come? Ah, c'è l'ascensore. Dove? Scusa. Ma e come funziona? Scusa.